è una cosa necessaria, e quindi entro venerdì è tutto. Grazie, la fate bene. Buon lavoro a voi. Il lavoro doveva finire a gennaio 2019. Mamma mia. Vabbè. Considerate che abbiamo fatto anche una variante, quindi 5 giorni. Esatto. Sono state le prescrizioni. Siamo in ambito. Sì, in ambito. Tutta la parte esterna qua. Il lavoro è quasi completato e manca solo la parte della viabilità, quindi del conglomerato bituminoso. E abbiamo raggiunto l'obiettivo che era quello di realizzare una barriera per la viabilità, per rendere sicura questa strada, visto che è uno strapiombo di oltre 200 metri. E il lavoro è venuto completato nei tempi e nei termini previsti. Voglio fare solo un brevissimo ringraziamento al gruppo professionale del responsabile del procedimento, ingegnere Zoppoli, dell'architetto Lucio Vitelli e dei geometri Montella e Visciano, che hanno consentito di poter, diciamo, seguire questo lavoro e condurlo a termine così come ci eravamo prefissati nei tempi e secondo le modalità tecniche iniziali. Un'opera altamente strategica, anche perché è l'unica strada di collegamento, la Capriana Capri, alle bellezze naturalistiche e turistiche di questa città. Esprimo particolare soddisfazione per l'esito di questi lavori, sia in ordine alla strategicità e alla bellezza dell'opera, ma soprattutto per la questione tempistica. Ricordo che erano previsti la fine dei lavori per gennaio 2019, noi con 6 mesi di anticipo consegniamo un'opera bellissima alla città, di valore ambientale, strategico e anche di sicurezza stradale, completata per il 90%. Ci resta solo di rifare il tappetino stradale, il manto stradale e la segnaletica. I ringraziamenti soprattutto vanno alla direzione tecnica delle strade viabilità, retta ottimamente dall'ingegnere Sarno, dal direttore dei lavori e progettista all'ingegnere Pietro Moretti e tutta la struttura che ha coadiuvato in sinergia con la ditta appaltatrice e il comune di Anacapri questa splendida opera pubblica. Siamo veramente soddisfatti di tutta l'opera che è stata fatta e ringraziamo le maestranze, ma ci principio veramente l'ente provinciale che ci ha beneficiato di questo servizio, di questo lavoro che da anni aspettavamo.